Vabbè, gente, proseguiamo. Allora, abbiamo sequestrato il camion dei pompieri da un pompiere. Ci stiamo dirigendo all'ultima missione, quella della sequenza 6, ok? Manca veramente pochissimo, le missioni secondarie che ho fatto sono quasi completamente tutte svolte, i ricordi di Darwin li abbiamo terminati nel video precedente e niente, insomma, questa qua è l'area, vabbè, da conquistare, però si tratta giusto di qualche missioncina e insomma non sono tantissime. Poi potete vedere, ho trovato casualmente anche qualche trofeo, qualche segreto di Londra, poi li vedremo più avanti. E niente, allora, praticamente adesso io è passato qualche giorno e c'era in ballo il discorso di un banchiere. Adesso vediamo il riassunto, l'obiettivo missione, che mi verrà tutto in mente, sarà tutto più chiaro. Praticamente, ah, ecco, sì, c'era una rapina in banca, adesso mi è venuto in mente. Allora, Jacob si prepara a entrare nella banca d'Inghilterra per fermare la rapina ed eliminare Taupenny. Ok, il luogotenente sta per fare una rapina in banca, ok? Quindi, vabbè, niente, questo qua è il poliziotto, ok, quello che avevamo rapito perché era in incognito, non lo sapevamo. Niente, vestiti da maestro assassino mi danno una volta che finisco questa missione, bello, bello. Non vedo l'ora di indossarli. Beh, novità? Sì, ma non ti piaceranno. Come puoi vedere, tutti noi della famiglia Aberline abbiamo una robusta costituzione. È Tupenny a rapinare la banca. Il governatore della banca. Ora ho bisogno di sedermi. Adesso non c'è tempo, quel bastardo sarà già nel caveau. Come entrerai? Non voglio saperlo. Certamente. Ma tu sai dirmi come posso entrare lì dentro? Infatti avevamo sentito dagli sgherri qualche video fa che La lui, banca è Tupane, gli progettata apriva per il cavo. proteggere le riserve auree inglesi. È una fortezza tenuta sotto chiave. C'è un direttore, il signor Osborne. Solo lui ha libero accesso al caveau. Lo troverai vicino all'entrata. Ah, sì. C'è un uomo che sorveglia senza sosta la porta del caveau, pronto come un falco. Se ti vede, la bloccherà subito. Il capo delle guardie, Gus Howard, conosce bene Tupenny. Sarà coinvolto, questo è certo. Ok. Caro Fry, ti prego un po' di discrezione. Il solo modo di incastrare Tupenny è coglierlo sul fatto. Non voglio che tu prenda rischi e non voglio sorprese. Questa è la Banca d'Inghilterra. Se ti trovassi nei guai, sarò nell'atrio. Camuffato. Tupenny non lascerà mai il caveau. Devo farlo fuori. Allora, direttore della banca, opportunità di furtività, capo della sicurezza, opportunità di decisione speciale. Io punto sempre l'uccisione speciale, poi vediamo se ce la facciamo. Andrei subito a recuperare l'uccisione speciale. Poi abbiamo anche l'altra tre, il direttore della banca e c'è l'altro tizio. Allora, questo qua è quello dell'uccisione speciale. Rapisce il capo della sicurezza, ok. Ma ci sono degli sgarri. Iniziamo a prenderci questo. Che easy. Dov'è Tupenny? Pietà! Oh, famiglia! È nel caveau a guardare i suoi dipinti. Ok, e questo è fatto. Uccisione speciale disponibile. Dovrei andare là sotto. Lì è pieno di gente, raga.
Penny è già dentro il caveau, quindi. Poi lui uccidi il guardiano del caveau. Se lo uccidi, il caveau resterà aperto. Chiudi la porta del caveau al primo segno di pericolo. Grazie per Ok. la disponibilità. Questi invece rapisce il direttore della banca. Ci è facilitato il caveau. Le guardie lasciano passare il direttore. Perfetto. Allora, vediamo un attimo. Magnifico. Perfetto per la tomba di Tupeni. Ok, raga, il caveau è qua. Straprotetto da queste quattro guardie. Quello lì è il tizio che potrei uccidere. E qua c'è il direttore. Questo qua è il tizio che posso uccidere. Qua invece c'è il direttore della banca. Rapisce il direttore della banca. Grazie per la disponibilità, Praticamente signore. rapendolo, praticamente lui mi permette di entrare nel caveau. Ok? Lui a un certo punto, il direttore della banca, se ne va nell'altra stanza qua adiacente. E lì, questo qua, quello è il momento in cui posso rapirlo. Una volta rapito, praticamente lui cosa fa? Mi permette di. Le guardie si spostano e mi permette di entrare nel caveau. Uccidendo questo. Niente, insomma, uccidendo questo, uccisione speciale disponibile, uccide il guardiano del caveau. Ma questo però è innocente, cioè mi dispiace ucciderlo, sinceramente. Niente, raga, io devo trovare questo passaggio segreto per entrare, perché sennò non mi sblocca la sfida. Per forza. Devo dare priorità alla sfida. Provo a farmi un altro giretto, vediamo se salta fuori qualcosa. Perché allora, le guardie, se io guardo sotto, lui mi dice, tu Penny è già nel caveau. Quindi se io guardo qua sotto, vedete che ci sono tutte le guardie. Niente, quindi loro in qualche modo loro sono entrati di qua. Devo solamente capire dov'è il passaggio. Ah, qua c'è il tizio che posso Grazie per la rapire. disponibilità, signore. Ok, ops. Buona giornata. Però il problema è che se lo rapisco, raga, questo qua, poi mi porta all'interno della banca. A me serve il passaggio segreto. Guardate, è lì! Non volevo. Non volevo ucciderlo alla guardia. Quello lo posso rapire. Basta porta. Non è che, raga, magari rapendo quel tizio. Signore, non mi colpite. Mi Vi senti? aiuterò. Che cosa dovrei Non fare? Gradirei un tour privato nel caveau. Se solo ti metto le mani addosso. A sto giro l'ho rapito. Prima l'avevo rapito un po' meglio. Comunque me la sono cavata abbastanza. Magari lui, se io lo stordisco, mi dà delle chiavi, raga. Per aprire magari, che cavolo ne so, sta porta. Qua c'è una specie di buco. Oh, io non so dove. Ma era buissimo, raga, non si vedeva. Cioè, io non l'avevo proprio visto. Ok, siamo dentro il caveau.
E abbiamo trovato il passaggio segreto, perfetto. Quindi sto giro non era all'esterno, ma era all'interno. Ora devo andare a nascondermi. E qua sarà una cosa molto difficile. Là, per fare l'uccisione speciale. E qua sarà piuttosto dura, eh. Devo cercare di arrivare lì il più stealth possibile. Decisione speciale. Ora. Questo è il mio momento. Dovremmo aver quasi finito, vai. Vai. Nasconditi. Hai rubato il tuo ultimo scellino al popolo di Londra. Quelle bestie sprecano i risparmi. Noi li sappiamo investire. Niente verrà mai costruito o migliorato. Assolutamente niente sorgerà dal fango senza noi a guidare, a plasmare il futuro. Ne beneficeranno anche loro. La città è loro, non vostra. Senza gli investimenti non ci sarebbe nessuna città. Per pagare Caronte. Ok, è stata dura, eh? Io sono partito dall'alto, raga, perché mi aveva rifugi della zona. Ok, beh, questo qua lo possiamo evitare tranquillamente. Mi avevo ricaricato il salvataggio e praticamente mi avevo fatto partire da lì, che era l'ingresso del cavo normale, non quello che ho fatto io, che era il passaggio segreto. Comunque. Dai. E sono qua. Ah, ok. Ma sono ritornati le sgherre. Thank you.
stato un omicidio! Grazie a Dio! La polizia, siamo salvi! Arrestateli! Per aver osato derubare la gente di Londra! La Banca d'Inghilterra è chiusa, fino a nuovo ordine! Bello, è stato bello, anche quello del passaggio segreto mi sono sbacciato, comunque mi piacciono questi assassini dove ci sono più possibilità, fa molto Hitman, raga, mi è piaciuto. La nostra valuta è derisa, l'inflazione galoppa, Tupenny è stato ucciso. E il Parlamento non fa nulla. L'atto non passerà, signore. Quel buffone di Disraeli è condannato, ve lo assicuro, sul mio onore. Il vostro onore conta poco. Come osate, signore? La gente di questa città ha sofferto troppo. Oggi ho dato un aumento ai miei operai per contrastare l'inflazione. Cosa? Rifornirei l'intera Londra se potessi. Intanto voi, sedete al club a filosofare di conti e di promesse che il vostro onore non può pagare. La vostra borsa, invece. Mi chiedo quanto pagherebbero per occultare la vostra storia. Almeno quanto Disraeli offrirebbe per le vostre palle, suppongo. Ma siamo logici. Perché dovrei limitarmi a uno o l'altro, quando posso avere tutto? Che ne dite? Dovrei riscuotere? Basta indugi. Il Parlamento deve tornare a governare. Di nuovo. Intesi? Conoscete la strada. Una lettera. Per me. Questa è la frase che dice Jacob ogni volta che finisce sul treno, ma io sinceramente non ho girato anche un po', ma non ho trovato mai nessuna lettera, non si capisce. Sequenza 7, ok. Questa qua è, poi c'è la sequenza 8, sequenza 7 e sequenza 8. Beh, io andrei in ordine, perché se faccio sequenza 8... Continua la dura caccia a Starry, che è il suo frutto dell'Eden, ma Jacob rimane sorpreso. Ok. Ma raga, io andrei in ordine, andiamo con la sequenza 7. Andiamo in ordine. Caro signor Starrick, uomini pronti. Agiamo domani. La morte di Disraeli fermerà il Corrupt Practices Act. Gladstone sarà più malleabile. Che il padre, eccetera, eccetera. B. Così Starrick ha interessi in politica, eh? Devo entrare nel Sinopian Club e scoprire chi è B. Sii cauto con i parlamentari. Io lo sono sempre. La tua irruenza alla Banca d'Inghilterra ha fatto quasi crollare la Sterling. Quasi è la parola giusta. A questo riguardo, che ne è della chiave che non apre quasi nulla? Henry la sta esaminando. Credo che la cripta sia nostra. Quasi nostra, Ivy. Quasi. Una lettera. Per me. Ma io questa cosa della lettera non l'ho capito. Vabbè, niente, allora, vediamo, ce ne facciamo un'altra, raga. Salvataggio bancario. Questo qua. E noi ci troviamo qua sul treno. Perfetto. E poi qua invece che abbiamo? Cambio di piani. Allora, io direi, giusto per restare in tema, salvataggio bancario, qua è la Banca d'Inghilterra dove abbiamo fatto la missione, insomma, poc'anzi. Quindi, forza. Restiamo in tema, andiamo a fare anche questa qua, poi. Se non dura tanto, poi magari ne facciamo un'altra ancora.
Ivy si reca nel centro di Londra dopo che Jacob ha assassinato Theo Penn. Quindi direttamente la missione proprio in linea temporale successiva all'altra, a quella che è stata fatta. Cos'è successo? Tuo fratello. Cosa ha fatto stavolta? I giornali parlano solo della morte di Tupenny e, se non bastasse, qualcuno ha anche rubato le matrici delle banconote. Pensi sia opera di Jacob? Ne dubito. Ora, nessuno si fida della banca o della valuta inglese. Ci sarà l'inflazione, rivolte, le industrie andranno in America per risparmiare. In breve, l'Inghilterra è finita. Jacob, l'hai fatta proprio grossa. E se io riportassi le matrici alla banca? Beh, questo aiuterebbe. E poi metterebbe in discussione le storie sull'omicidio di Tupenny. E ritornerebbe la fiducia nell'economia. Allora è deciso. L'Inghilterra non crollerà. E se non ti dispiace, potresti distruggere le banconote false che vedi per non farle circolare? Ma certo. Ha fatto un casino allucinante Jacob, raga. Cioè, effettivamente, l'assassinio di una persona così importante ha portato a delle conseguenze collaterali. Il denaro speso in zona. Beh, se si può dire contraffatto, dato che hanno le matrici è impossibile distinguere le banconote vere dalle false. Aberlain. Se si sapesse. Beh, ho già detto tutto. Se la gente non si fida della valuta. E ci sono già state rivolte. Frederick Aberlain. La polizia non contiene la falla. Mi fido ciecamente di te, Ivy Frey. Pedina al falsario. Voi due, con me. Voglio protezione mentre vado al carro. Ecco i falsari. Allora, restiamo tra la folla, così ci mimetizziamo. Lascia che si rivoltino pure, tanto non gli ridiamo le matrici. Che differenza può fare? Non ha mica addosso del denaro, vero? Visto che abbiamo le matrici, quello è denaro vero. Hai sentito della folla? Sembra che tutta Londra si rivolta. Niente che ci riguardi. Come ha fatto Jacob a far vacillare la nostra economia? Papà aveva ragione. Prima agisce e poi pensa. Sempre che lo faccia. Adesso, signore? A casa. Dai, sto carro. Vabbè, ma raga, non mi fa sequestrare i carri. Scusa, Ecco. Vabbè, raga, che noia. Facciamoci un pezzo a piedi. Adesso parte 3000 sicuro, eh? Adesso che ho lasciato il carro. Eccolo. Occhi aperti, qualcuno potrebbe voler entrare. Brucia il denaro contraffatto. Sì, signore. Proteggete questo posto. Sì, signore. Custodite questo posto come se fosse la Banca d'Inghilterra. Certo, signore. I can't see a thing. Ok, allora ruba le matrici. Oh, così li faccio fuori tutti, raga. Adesso si scannano tutti, ne ho fatti fuori 4 in un colpo solo. Brucia il denaro contraffatto.
Ruba le matrici e brucia il denaro contraffatto. Ok, il denaro contraffatto dovrebbe essere lì. No, ho sbagliato. Vabbè, da qua adesso dovrebbe morire. Vai. Ecco qua, sei in una zona vietata. Ma... ah, incendio. Ehi, ma chi è quello? No! Al pelo proprio. Ok. Ok, ruba le matrici. Ora vanno riportate alla banca. Fai entrare i passanti nella banca. Fai entrare i passanti nella banca. Ok, fuori di qua. Ok, quelli sono i passanti. Mantenete le distanze. Non me ne vado. Nessuno senza le mie sterline entra, e i miei pezzi. Non lo dico io. Ho letto i giornali. Urlate quanto vi pare. Non entrerete finché io sarò qui. Voglio sapere se i soldi sono veri o no. Detto vabbè, stordisco sto tizio. Potrebbe tornare utile. Oh, signori, potete entrare. Potete entrare, signori. Forza. Voglio sicurezza sui miei soldi. Riportali a matrice. Ok, ci sono un po' di guardie. Vediamo. Allora, vediamo un attimo, perché qua c'era un'altra strada, magari. Cacchio. Ah, poi raga, c'era un altro ingresso qua. Io potevo entrare benissimo dalla finestra. Forza la porta. Eh no, però adesso è chiusa. Spero l'altra missione era aperta. Riporta. Diventa anonimo per continuare. Devo aspettare che sti tizi finiscono di cercarmi. Vai. Eccole. Sembrano come nuove. Fuggi dalla banca d'Inghilterra. Questa qua adesso è chiusa. E vabbè, niente, io... Lì ci sono troppi piedi piatti, andare da questa parte.
qua la guardia è rivenuta. E non la rimettiamo a nanna. Ok. Completato. Parla con Abra. Bene, la stampa di Londra scrive che si è trattato di uno scherzo. Basta rivolte. La fiducia nella banca è tornata. Finalmente passerò una notte tranquilla. Ivy, cara, non so come ringraziarti. Abbiamo evitato la catastrofe, sergente. È Jacob che dovrebbe ringraziarmi. Beh, un 3, raga. Le missioni a livello di gameplay più o meno, cioè, sono divertenti. A me sta piacendo il gioco, però non è che diano, cioè, 4 stelle, devi mettere qualcosa di innovativo, cioè. E niente. E niente, raga, ci vediamo al prossimo video, insomma. Ah, quella lì è una missione casuale, ok? Ci vediamo al prossimo video, praticamente andremo a fare della sequenza 7 questa, ok? Poi non è che ce ne sono tante, perché c'è la sequenza 7, la sequenza 8, allora, sequenza indicatore progressi, e poi ci sarà la sequenza 9, però vedete che, cioè, alla fine sono 6 ricordi a sequenza, quindi una roba molto, sarà una roba molto scorrevole. Io spero che il video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo alla prossima. Bella.